Bene, tornati ovviamente durante la pausa pubblicitaria agli ospiti e noi parliamo un pochettino dell'argomento della serata. Allora, insieme al dottor Ambrogio mi piacerebbe parlare nel dettaglio della catambra. Allora, l'abbiamo detto, pianta che è stata scoperta da suo padre. Tutto Certo. ciò arriva comunque dalla natura, perché Tutto natura. è una pianta che deriva diciamo, dalle sponde del nostro fiume Po. Esatto, come origine America boreale, origini proprio diciamo datate, quindi la pianta da noi non teme il gelo, perde le foglie d'inverno, le riprende in primavera e la possiamo lasciare fuori all'aperto, quindi non desta nessuna preoccupazione dal punto di vista dei climi freddi. Dal Po giustamente perché poi negli anni si è ambientata, i secoli si è ambientata sulle rive del Po, da lì si è avvenuta la scoperta e la stiamo cercando di far conoscere ovviamente un po'. Perché comunque c'è, non dico necessità, ma è molto utile sotto il punto di vista naturale, perché a noi piace il discorso naturale, come anche a Zanotti il discorso naturale è importantissimo. Quindi il discorso della catambra, mi permetto, faccio anche un'introduzione, come va effettivamente utilizzata? Dicevamo prima, abbiamo fatto un'introduzione, perché molte persone, molti clienti ci chiedono effettivamente a seconda degli spazi che hanno. In realtà partiamo dal presupposto che appunto, dicevo, affrontavo prima con il dottor Giannotti il discorso che la pianta può essere utilizzata anche all'interno, quindi negli ambienti della casa, cucina, piuttosto che anche zone notte, ovviamente sempre a disposizione se c'è. Questo è Ambrogio Vivai, vero? Quello che Questo abbiamo sì, questi sono visto. Che i nostri bello. vivai di pianta Siete nel ornamentale. Bresciano, Siamo nel Bresciano, a non Leno l'abbiamo ancora precisamente. detto, Com'è? non l'abbiamo ancora detto nella Ah, non bassa l'abbiamo ancora detto. Bresciana. Ah, vedi, accidenti, io parlo, poi magari Sì. queste cose un po' mi passano, quindi sì, siamo a Brescia, abbiamo i nostri terreni, questi sono adibiti prettamente, come all'inizio dicevo, prettamente questo mio padre, Quanti ovviamente. ettari sono? È molto esteso, no? Come. Abbiamo più di 100.000 metri quadri, tra serre, impianti e quant'altro, sì, sono abbastanza estesi come terreni, come serre, Questo è suo dove papà. adesso piano piano andremo, questo mio padre, sì. Lui si definisce, mi faccio un'introduzione simpatica, lui si definisce il vecchiaccio, quindi è una cosa anche simpatica, lui ormai si è abituato e quindi. Quindi, gli stavo dicendo, ecco, la catambra, in questo ambito che facciamo piccolo vedere, proprio una cosa veloce, per far vedere che la catambra deve stare intorno a dove noi vogliamo essere protetti in quel momento, perché la catambra, come anche, ad esempio, il cespuglio, piuttosto che il mezzofusto, molti cosa fanno? La carrellano. Balcone e terrazzi, se la pianta non può essere messa in terra, gli mettono un carrellino sottostante. Al momento della necessità, stasera sono fuori con gli amici sul Ah, giusto, balcone, non ci me ne avevo mai porto due o tre là pensato. vicino, me le posiziono a seconda di dove mi servono, e io sono per quella serata o per quella giornata protetto. Diversamente posso anche portarla vicino a una porta finestra, a seconda. Questa è anche un'idea simpatica di come poterla sfruttare, tra virgolette, utilizzare la Quindi catambra. ripetiamo che questa pianta è unica un po' nel suo genere perché è stato registrato questo marchio perché Esatto. ha una potenza di catalpolo. Quattro volte Quattro più volte su alle repellente rispetto alle, diciamo, sorelle, dove è stata sorelle. ritrovata questa Quindi, pianta. nel senso, se io vado a Po e prendo la pianta, non è detto che abbia la stessa Assolutamente no, anche perché la repellenza, perché è stata pianta. selezionata da voi proprio Esatto. questa da suo papà, no? E ha una protezione che va il doppio Il della doppio sua della propria chioma. chioma. Esatto, quindi il catalpolo che viene rilasciato durante la traspirazione della pianta, quindi ovviamente più foglie abbiamo e più repellenza abbiamo, la pianta che ha lì alla sua destra, praticamente una pianticella piccola, ha poche foglie, viene venduta da diversi anni nei supermercati, a breve si riprenderà nelle più grosse catene dei supermercati. E ovviamente da questa svilupperà, diventerà questa misura, forse anche più grossa. Perché dalla catambra ci sono tre misure, ognuna delle quali a sua volta ha tre sviluppi e tre misure anch'esse. Quindi dipende Quindi poi. questa è la più piccola e Questa è la più piccina. questa può essere posizionata, non so, per esempio, a me viene in mente sul comodino della camera da letto. Perfetto. Potrebbe Ovviamente teniamo andare conto che. o sulla scrivania, se sono lì al Esatto, un computer. ufficio piuttosto che in ambiente, diciamo, della cucina, piuttosto che. L'importante è che all'interno venga posizionato in un punto dove vi sia luce più possibile, naturale, e diamo molta meno acqua rispetto a tenerla all'aperto, perché ovviamente all'interno, questo vale per bene o male tutte le piante, traspirano molto meno, quindi consumano molto meno acqua rispetto a lasciarla all'aperto per vari fattori meteorologici. Quindi questa, dicevamo, quella la più piccina diventa questa e poi ci sono le varie misure. Rilascia, diciamo, il doppio. E può arrivare fino, l'abbiamo visto nel video,
fino a 3 metri. Come altezza c'è la terza misura, che è quella più alta, quella che viene consigliata per essere piantata all'interno, in terra, detta proprio così, sì, quindi nel messa, terreno. Messa a dimora, ma in realtà noi abbiamo dei bar, dei ristoratori che la posizionano in grossi mastelli, la mettono intorno, è come se dovessero perimetrare la loro area, quindi anche in quella di Brescia piuttosto che altre situazioni di ristorazione, e sono contentissimi. Noi abbiamo un cliente. Anche perché molto spesso capita che quando si va al ristorante d'estate all'esterno si viene mangiati vivi, no? O sulle caviglie o sulle braccia. Ma mi faccio un aneddoto perché. E gli zampironi. Vabbè, i zampironi sono. Sì, i zampironi poi sono anche tra virgolette. Esatto, appunto. Poi da anche aspirare, lì il discorso del perché fumo. Hanno anche odore, danno fastidio. Ci si inciampa dentro al buio. Poi non sai mai dove metterli alla fine, perché queste piante alto fusto invece permettono anche un libero passaggio, per dire. Quindi sono più alte sicuramente della persona, se poi messi in mastelli, in vasi appositamente creati più alti, non danno assolutamente fastidio. E per cui viene utilizzata e viene sfruttata. E mi è fatto venire in mente un aneddoto prima di ristorazione. Un anno o forse due fa mi chiama un nostro cliente ristoratore e mi dice: oh, la catambra non ha più foglie, si è ammalata, sta morendo. Miseria, che cosa succede? È la prima volta che mi capita ste fatto. Al che direttamente andiamo a trovare questo cliente e vediamo che effettivamente le foglie non c'erano più, ma non c'erano neanche in terra, la pianta era sana, le foglie che c'erano erano sane. Insomma, per farla breve, raccontandoci, salta fuori che i clienti man mano passavano, prendevano la foglia, l'estate ovviamente, no, e se la strofinavano, quindi se la portavano a casa. No, se la strofinavano perché se. E quindi questo, diciamo. Quindi hanno rovinato la pianta. Ha rovinato la pianta, però insomma, il primo cliente non ci pensa, l'ultimo che non ha più foglie dovrebbe pensarci perché lascia la pianta senza foglia. No, però è capitata anche questa cosa, tra virgolette, simpatica, diciamo. Ecco, a proposito di repellenza, no? Ha questo principio attivo che è il catalpolo, certo. Che penso sia quello utilizzato. Lei ha parlato di sì, a livello si sono strofinati, no? Le certo, foglie. Sì. Quindi il catalpolo è nelle foglie? Il catalpolo è il principio attivo della pianta che viene rilasciato durante la traspirazione. Quindi sia di giorno che di notte? Anche di notte, in maniera un attimino inferiore di notte, perché di giorno con la luce del sole, con vari fattori, lavora di più la pianta, però anche di notte, sì, esatto. Perfetto. E è il catalpolo che viene utilizzato, cioè perché adesso si apre la stagione estiva, no? Sì. E abbiamo parlato della zanzara tigre, della zika, che è comunque questa zanzara. Questo virus che viene trasmesso dalle zanzare, che esatto. È molto allarmante, se pensiamo che addirittura le donne possono, in gravidanza, possono esatto, avere dei grossi problemi per il feto. Quindi è usato anche come repellente. Ovviamente è un prodotto totalmente naturale, quindi non desta nessuna preoccupazione a livello di salute, e da questo prodotto, da questa pianta, siccome c'era appunto questa esigenza, giustamente abbiamo menzionato il discorso cutaneo della pelle, abbiamo trasformato quello che è l'estratto di catambra in alcuni prodotti. Quindi via sostanze tossiche che assolutamente che noi totalmente naturali, che possiamo trovare, che comunque sono nocive, per non parlare. Beh, ovviamente essendo chimiche comunque per i bambini sono altamente tossiche. Esatto, questo invece è totalmente naturale, quindi non ha nessun problema a livello di irritazione cutanea piuttosto che altre situazioni. Abbiamo creato il Cataspray, che è un 150 ml, comodissimo a livello di proprio come altri spray, diciamo, come formato, ma che in realtà ha questa proprietà di avere all'interno unico prodotto, quindi perché ha il catalpolo, quindi è stato della catambra, lo possiamo utilizzare quanto ne abbiamo bisogno, perché ogni soggetto diciamo non reagisce ovviamente come ognuno in maniera diversa, chi ha bisogno di uno spruzzo in una sera, chi magari ne ha bisogno di più volte a seconda della traspirazione, della sudorazione che una persona può avere. Da lì, ecco, molto spesso ci si chiede come mai alcune persone siano più punte rispetto a delle altre, no? E in realtà c'è forse un principio anche chimico. È prettamente un principio chimico. Della pelle. E so che all'interno di del catalpolo c'è anche della vitamina B. Certo. Che va a cambiare la consistenza della nostra pelle, che la rende un pochino più refrattaria, esatto, alla puntura degli insetti. La cioè vitamina degli insetti B. Delle zanzare. Poi. Certo, la vitamina B la usavano anni fa in ambito militare. Davano le pastiglie di vitamina B, ovviamente in periodi di guerra, perché aiutava a tenerlo lontano dalle zanzare, perché ingoiando questa, ingerendo questa pastiglia,
ovviamente il nostro fisico rilasciava durante la sudorazione anche questa sostanza della pastiglia, quindi questa della vitamina. Di conseguenza, tendenzialmente, quindi è giustamente, ha detto, all'interno di questi prodotti del catapolo è presente anche la vitamina B, esatto, che aiuta. Quindi mano a mano la nostra pelle diventa un pochino più refrattaria. Esatto. Piano piano si adegua, si ambienta. Esatto. Ecco, mentre io sono abituata, ma io penso che come altre persone in casa durante il periodo estivo, primaverile, io devo dire purtroppo che ho avuto le zanzare tutto inverno in casa, perché portandole con la legna, col paiolo, si sono nascoste, quindi avevo la mia bella zanzara tigre che ogni tanto girava in casa e ovviamente non faceva una bella fine. Per me non era da sola. Comunque, nel periodo primaverile estivo, purtroppo si usano gli zampironi o comunque quelli da parete, mi viene il nome famoso ma non posso dirlo. E in realtà anche in questo caso si possono usare sostanze naturali che arrivano dal catalpolo, dalla catambra. Quindi. Esatto, sì. Infatti per il discorso degli ambienti, perché spesso ci chiedono ma la catambra si può utilizzare anche agli interni, come funziona? Ebbene sì, la catambra si può utilizzare, come dicevamo prima, anche agli interni. Bisogna avere determinati criteri, però la pianta vive bene anche agli interni. Però da lì, come è nato il cataspray, abbiamo pensato al vapor. Il vapor è... rilascia questa sostanza concentrata negli ambienti, nell'ambiente di casa, che poi sarà anche, ribadisco, discorso notte, come soggiorno, come cucina, va saturato l'ambiente. Una volta che l'ambiente è saturo, si possono aprire porte e finestre, in questo modo le zanzare restano lontane, non entrano, perché ovviamente l'ambiente bisogna però... Quindi prima... bisognerebbe lasciarlo acceso tutto il giorno, solo ma la notte? Diciamo che c'è possibilità di temporizzare, posso farlo andare mezz'ora, fermarlo, poi ripartire, tutto automatizzato, ovviamente lasciando perdere che c'è anche il discorso della cromoterapia, questo è un di più, che ha a disposizione la persona che vuole anche avere dei colori, degli effetti di colore, però in realtà può andare tutto il giorno, quindi nell'ambito della mattina e della sera questo può soddisfare questa questo. Parliamo dell'aspetto salutistico, cioè se io respiro gli antirepellenti, quelli chimici, sono veramente dannosi, nocivi, tanto più che se io lo metto in una stanza in camera da letto, la tengo chiusa, prima di entrarvi la devo areare per un'ora con la speranza poi che non mi entri un'altra zanzara che si trova magari in soggiorno o in cucina. Questo è naturale, quindi non è dannoso, io lo posso anche respirare? Assolutamente, lo possiamo respirare, come non è giustamente dannoso, anzi inodore direi, il catalpolo che viene rilasciato dalla pianta per noi non è assolutamente nocivo, non desta nessuna odorazione, nient'altro, anche questi non danno nessun effetto negativo alla persona, tant'è vero che vengono utilizzati anche per i bambini, per intenderci, o addirittura anche, se vogliamo, a livello di spray piuttosto che le salviettine monouso, anche per gli animali. Per dire. Quindi diciamo si può usare a 360 gradi sotto questo punto di vista, è totalmente sicuro, è ovviamente inodore, è atossico, quindi siamo totalmente sicuri. Un'informazione, io amo il mio orticello di piante diciamo da utilizzare in cucina, se io dovessi utilizzarla per allontanare le zanzare, di solito sono sempre pieni, no? Ah beh, basilico, sicuramente, certo. Quando certo. Io vado a raccogliere una fogliolina sono invasa dalle... È una sorta di protezione? È una sorta di protezione, ovviamente consiglio nell'orto di mettere una pianta più alta, perché ovviamente la pianta in terra o in vaso comunque ha un certo tipo di volume, a meno che abbiamo un orto abbastanza grande che non ci infastidisca il volume della pianta, consiglierei una pianta ad alto fusto in modo tale che crei la parte di protezione dall'alto e sotto comunque sono libero di passare. No, molti li fanno di questa tipologia di idea, eh? Ci stanno avvicinando a questa ideologia perché appunto ha destra... Beh, piacciono molto noi i cosiddetti orti verticali, no? Ah, sì. Per chi non ha la possibilità magari di... Ormai gli spazi sono quelli che sono, quindi bisogna un attimino adattarsi, tanto è vero appunto che faccio un passo indietro, è nato il discorso del giardino della salute, certo, per i piccoli spazi. Ecco, veniamo, so che voi giustamente avete detto che la catambra utilizzata in maniera come filari non va bene per gli ambienti esterni perché ha un effetto circolare, no? Allora, so che voi spiegate in dettaglio, ci sono delle cartine curiose che ho trovato sul vostro sito, io amo un po' curiosare, no? Certo. Sono andata a vedere, io immagino che le persone vi chiederanno come devo posizionarla, sul balcone, in casa, fuori, sulla porta finestra, la porta d'ingresso, sulla terrazza, devo fare la mia bella muraglia... intorno perché... al tavolino, come devo posizionarlo? Ci sono, no? Prendiamo qualche esempio. Ecco, noi qui vediamo, ad esempio, vediamo un appunto esempio di planimetria, perché
precisiamo che ogni ambiente è a sé, quindi ogni persona è singolare, ogni situazione è singolare, quindi bisogna cercare di creare l'ambiente adatto, la situazione adatta per ogni esigenza. In questo caso semplicemente, anche all'interno o all'esterno che sia, si possono posizionare le catambre a mezzo fusto o a cespuglio in vasiere, perché in questo ambiente ad esempio c'erano già predisposte delle vasiere ad una distanza abbastanza accettabile, di conseguenza abbiamo predisposto le catambre in maniera, laddove si può, circoscrittiva, nel senso tre ovviamente che vanno a coprire un lato e due magari negli angoli a destra e a sinistra. Quindi si cerca comunque in qualche modo di andare a circoscrivere l'area. Ovviamente all'interno è un attimino diversa, perché all'interno di un ambiente non è che giri l'aria tanto quanto fosse all'esterno, la leggera brezza estiva che sia. Quindi le piante all'interno si possono posizionare anche in maniera irregolare. Quindi, come diciamo, vedi, ad esempio, sul tavolino dove è alla sua destra, ad esempio, una qui, una magari dove è la telecamera, faccio un esempio proprio di studio. Quindi, perché qui il discorso del catalpolo non viene influenzato dall'aria che magari possa trasportare questo principio attivo del catalpolo. Quindi ci sono diversi aspetti, ogni cliente ogni tanto ci chiama, ci manda la loro esigenza e noi laddove possiamo, ecco, in questo ambito, soprattutto nella zona notte, vediamo una a destra e una a sinistra rispettivamente al letto e con la possibilità anche in fondo al letto dove c'è, presumo, l'armadio, anche lì una a destra e una a sinistra, in modo tale che non è che bisogna riempire la stanza, però laddove possiamo mettiamola. Quindi davvero interessante l'utilizzo di questa pianta che può essere utilizzata nei parchi, dai ristoratori, all'interno delle case. Io sa dove me la metterei? All'ingresso della mia porta, a destra, a sinistra, d'ingresso. Molti lo fanno. Così evito l'entrata di... anche perché con bambini, mia suocera un po' anziana, facciamo avanti e indietro, tante volte la porta rimane spalancata, magari per più di un minuto. E sono pronte a entrare, lì che stanno. Quindi sicuramente metterle all'ingresso. All'ingresso, magari anche, ripeto, destra e sinistra, possibilmente un mezzo fusto sarebbe l'ideale per una porta finestra, messa appena all'ingresso, che subito lì, ecco, destra questa, rilascia questo catalpolo che protegge all'ingresso. Molti cosa fanno? Chi ha un piccolo giardino, ovviamente, perché chi larga gli spazi sono io il primo a dire di no, nella siepe che hanno già in essere, viene integrata non questa tipologia ma l'altra, quella che praticamente la chioma rimane più alta fuori dalla siepe in maniera perimetrale, quindi viene inserita all'interno della siepe. Ribadisco, non in ambienti troppo grossi perché sarebbe dispersivo e anche inutile, quindi più vicino è e meglio è. Questo è un esempio, ecco, per dire. Vero. Allora, veniamo un pochino ad un'altra pianta che io amo molto per le sue, ne abbiamo accennato prima, per le sue caratteristiche nutritive, proprietà nutritive. Allora, suo padre, scopritore del kiwi, scopritore della catambra, sì? E scopritore del ginpeng. Ah, il ginpeng, sì, ginpeng. Ginpeng è un'altra favolosa scoperta, mi permetto, ma perché effettivamente ha delle proprietà molto particolari. Diciamo che il discorso del ginpeng è nato ovviamente anch'esso anni fa, dove mio padre ebbe un amico argentino. Questo cos'è? Questa è la nostra coltivazione di ginpeng, in lettorini, in serra, sì, esatto. Ovviamente stava iniziando a germogliare e a crescere. Quindi, quanto diventa alta? Questa, ma in realtà è una pianta prettamente strisciante, a meno che non abbia un aiuto, un tutore. Quindi fondamentalmente un discorso strisciante, prettamente erbaceo, del quale se ne coltiva, si utilizza la parte aerea. Quindi dalla primavera a fine estate vengono fatti diversi interventi di sfalcio. Questa pianta viene presa, fatta essiccare e lavorata. Ecco, qui vediamo un impianto dove ci sono dei tutori, quindi la pianta viene coltivata in maniera eretta. Sempre da voi qui, giusto? Sempre da noi, esatto, sia questo tutore, questo è un altro nostro esempio di un'altra serra. Quindi la pianta lavora anche molto, è anche molto generosa, se vogliamo. Ecco, qui vediamo un altro impianto dove, sulla destra, dove siamo io e mio padre, questo è totalmente a terra, quindi perché facciamo anche degli esperimenti a seconda delle zone. Bravi dove viene meno. Eh sì, perché giustamente non è semplice comunque. Questa è una pianta originaria dell'Oriente, una pianta orientale, no? Esatto. Là come funzionava? Praticamente loro mangiavano, ecco, mi permetto tu indietro un passo. Questo amico argentino aveva a sua volta un amico che aveva un bisogno, mio padre soddisfò questo bisogno. E questo amico, appunto, è orientale, disse: ascolta, di a questo tuo amico bresciano che se vuole di studiarsi questa pianta, perché veramente otterrà dei buoni risultati. Mio padre, nel dirgli così, ovviamente, l'ha presa al volo e da lì iniziò a studiarsela. Iniziò a studiarla, capì effettivamente che questa pianta aveva notevoli proprietà,
lei innanzitutto provò su se stesso, quindi fece delle analisi, mio padre aveva problemi all'anca, problemi allo stomaco, tutto a livello di analisi. Dopo circa un mese che stava prendendo questa pianta, così tal quale però. Quanti anni fa è successo questo? Stiamo parlando degli anni 80. Ah, incredibile. Stiamo parlando degli anni 80 perché la pianta ha avuto diversi... Ma anche perché la pianta da noi non viveva. Infatti questo orientale disse a questo nostro amico argentino, se riesce a farla vivere in Italia, perché da noi muore. Quindi in Argentina moriva? No, non in Argentina, all'Oriente. L'argentino era un tramite. Sì. Quindi se riesce questo bresciano, quindi mio padre, a farla vivere in Italia, otterrà degli ottimi risultati. No, lui moriva effettivamente. Lui riusciva a farla vivere perché se le metteva in condizioni talmente particolari per cercare poi di riprodurla in laboratorio ogni volta. Fintanto che dopo 8-9 anni mio padre iniziò a spazientirsi, disse basta, non riesco perché mi muore, è inutile continuare a perseverare senza motivo. Ecco, infatti qui vediamo una parte che noi mangiamo proprio il ginpen, perché va mangiato, il ginpen andrebbe mangiato, però detto questo. Fintanto che cercò, quasi si lasciò andare, non riuscì più a portare a termine questa cosa, né in un angolo di serra vide ripartire in primavera questa pianta. Da lì un po' titubante, insomma. La prese, la coccolò quasi come un figlio, oserei dire, la prese e la portò in laboratorio, la fece analizzare qual era il motivo per cui questa pianta in realtà ripartì. E videro che c'era stata proprio una metamorfosi naturale, dove i principi attivi di questa pianta, che in realtà originariamente erano 50 principi attivi, dopo questa scoperta diventarono 92, quindi la pianta si era fortificata. L'unica pianta che era sopravvissuta praticamente... Esatto. Praticamente da 50 principi attivi ne aveva 92. 92. Subito fatte analisi, subito tutto quello che serviva per poter capire il perché di questa situazione e nel frattempo ovviamente si iniziò la produzione, quindi da lì ad oggi. Il problema qual è? Iniziamo a far conoscere anche questa pianta ai privati, quindi ai clienti, perché ovviamente la pianta ha delle particolarità veramente fenomenali. Consigliavamo di mangiarla anche se ogni giorno. Quindi siete riusciti praticamente delle vostre serre a farla crescere. Esatto, ad avere numeri sufficienti per poterla poi anche vendere giustamente, perché alla fine la pianta va anche venduta. Quindi in che modo veniva venduta la pianta? Cioè tipo di un vasetto. In un vasetto, più o meno di queste dimensioni? Sì, un po' più piccino magari. Ovviamente con le foglie più piccoline. Sì, ovviamente tutta un'altra tipologia di aspetto, la pianta era più bassa e gli mettavamo giustamente adesso il tutore. Dobbiamo dirlo che non ce l'abbiamo qua in studio, no, perché perché sta nascendo. E sta iniziando adesso a germogliare, esatto, per la sua stagione, quindi. Quindi la pianta, è solamente che il problema era che la pianta non riusciva a soddisfare il fabbisogno giornaliero dell'assunzione delle persone, quindi, e poi c'era un altro fattore che il cliente di per sé non riusciva a mantenerla. E quindi, insomma, dopo queste avversità si è pensato, tramite appunto persone che ci suggerivano, in questo caso, fate i prodotti del ginpen. Quindi abbiamo preso la pianta, l'abbiamo fatta essiccare, macinare, quindi lavorare, creare, abbiamo creato la polvere e messa in pastiglie o compresse. Da lì abbiamo iniziato a far conoscere i prodotti che derivano dal ginpen. Quindi chiamata. Ma veniamo ai principi attivi del ginpen. Cioè, quali sono? È una pianta, diciamo, antiradicale, no? Allora, diciamo che il ginpen innanzitutto va conosciuto come prodotto, come pianta, parliamo della pianta, di per sé come pianta adattogena. Cioè va ad adattarsi alle esigenze fisiologiche, fisiche della pianta, allo stato fisiologico della persona, pardon. Quindi va a curare, non dico, ora non è una pianta innanzitutto che fa miracoli, intendiamoci, non voglio precisarlo perché non voglio illudere, non vogliamo raccontare frottole, è una pianta che aiuta sotto tanti aspetti, io lo dico, curativi, va dal discorso del colesterolo, diabete, tutto ciò che riguarda lo stress, l'insonnia, quindi problemi di stomaco. Com'è? È immunomodulante? È immunomodulante, quindi questa, ma poi è anche... un discorso per il discorso dell'inverno, dell'influenza, è un ottimo anti-influenzale a livello preventivo, mi permetto ovviamente di dire, quindi ha vari aspetti, contro l'artrosi, l'artrite, non è un puro antinfiammatorio, lungi da me dire questo, però aiuta sotto tanti aspetti, ma quello che in realtà io dico non è tanto perché mi viene in mente di dirlo così, ma perché abbiamo clienti che tornano soddisfatti negli anni a riprendere i prodotti e loro stessi, non tutti magari, però siamo molto contenti quando ci mandano delle mail, quando ci mandano delle lettere, quando di ringraziamenti. L'ultimo caso che a settembre venne questa persona a prendere i prodotti e ci mandò e ci diede questa lettera, questa busta scritta a mano,
dove ci ringraziò perché va a scrivere fondamentalmente che questa persona anziana aveva problemi all'artrosi, doveva essere operata e ha preso il ginpen sotto consiglio di un amico. Gli è passato, incredulo, perché dopo circa un anno dice vabbè non ho dolore, però metti caso che la malattia possa proseguire. E da lì in realtà scoprì che sotto altre analisi i medici suoi erano abbastanza, diciamo, sorpresi, non era retrocessa, ma si era fermata. Quindi lui contentissimo di questo, è più di 2 anni che va avanti con i nostri prodotti. E quindi questo è un esempio, quello che a noi soddisfa sono i clienti che tornano soddisfatti. Quindi a riprova del fatto che in realtà il ginpen quotidianamente aiuta senza problemi, senza controindicazioni. Quindi ecco, andrebbe... va a aiutare le persone in modo naturale. Totalmente naturale. Viene venduto nelle farmacie, ecco, mi permetto di fare venduto nelle farmacie, oppure lo si può trovare attraverso direttamente sul nostro sito, Ambrogio Italia. Però... Una curiosità, siete gli unici però in Italia che siete riusciti a farlo crescere? Sì, perché anche di questo, come per la catamara, ci hanno rilasciato il brevetto. Quindi anche in questo caso, 3 anni di studi dall'Europa, diciamo. Perché poi la cosa bella, nel senso che non è che arrivano dall'estero, arrivano dall'Oriente. Questo è totalmente made in Italy. Quindi sappiamo esattamente che la materia prima comunque è certificata italiana, insomma. Perché io questo penso è totalmente che, italiano, solo noi l'abbiamo, non c'è niente da dire. Tutto ciò che nasce. Io amo il chilometro zero, no? Chilometro zero, bravo. Anche in questo caso... Eh beh sì, fondamentalmente sì. Non si va a prendere la materia prima e anche il NIM. Il NIM ovviamente noi spingiamo, parlando del NIM, della pianta. La pianta noi la vendiamo, la teniamo perché comunque è una cosa che va tenuta, va fatta conoscere. Però come diceva prima, il NIM è un'importazione. Tutto ciò che riguarda il NIM, tutti i prodotti che derivano dal NIM, dalla pianta, sono tutti di importazione, ma semplicemente per un fatto. Perché da noi il NIM, la pianta di NIM muore d'inverno. Quindi bisognerebbe prenderla e metterla al riparo. Coltivazione di NIM. Però voi riuscite, no, a farla crescere? Noi abbiamo delle piccole coltivazioni per soddisfare le esigenze dei clienti, ma a livello di pianta. Quindi se il cliente attualmente da noi cerca il prodotto finito di NIM, noi non l'abbiamo, ma perché ormai piano piano si sta divulgando questa conoscenza del NIM e anche dei prodotti stessi. Ma in realtà noi interessa, noi, i clienti ci chiedono la pianta, quindi noi dobbiamo soddisfare questa esigenza. All'interno di questo kit Giardino della Salute, piuttosto che direttamente sciolte, noi vendiamo le piante, come la moringa, come il nico, ma anche il resto della pianta. Ripeto, è una pianta che va presa e d'inverno messa a protezione e poi di nuovo messa all'aperto in primavera. Ovviamente non ci possono essere delle coltivazioni, quindi ribadisco, gli prodotti finiti vengono importati. Vuole aggiungere ancora qualcosa sul ginpen? Ma diciamo che il ginpen, al di là che viene venduto nelle farmacie e erboristerie, quindi il cliente può andare tranquillamente a chiederlo oppure direttamente da noi, dal ginpen come originario abbiamo la confezione 30 e 120 capsule, quindi che valgono per 40 giorni, da lì sono nate delle linee specifiche. Ma se io volessi invece una piantina che amo... Molti ce la chiedono, sa? No, veramente, molti ci chiedono questa perché piantina. Perché anch'io dico, lei lo diceva, no, che le persone molto semplicemente in casa, dopo purtroppo la piantina moriva perché... Non tutti sono dei botanici e quindi non si riesce a... Ma lì, io vedo, non è tanto un discorso di botanica, ma è più un discorso di coltivazione, proprio di mantenimento di per sé della pianta, che è un po' difficoltoso. Anche se in realtà molti ce la chiedono. Prima o poi dovremo provvedere nuovamente a cercare di vendere il prodotto e la pianta di per sé ai clienti, perché veramente... Perché penso che alzarsi la mattina e mangiarsi... Ah beh, se le piace il rametto amaro, cioè se le piace avere un minimo di amaro all'inizio in bocca e poi successivamente un retrogusto liquoroso... Stia tranquilla. Quindi del ginpen, in teoria della pianta, si potrebbe mangiare la foglia? Si mangia si in deve questo modo? Tutto, cioè tutto quello che è verde, lei un rametto semplicemente lo può prendere e mangiarselo. Ah, quindi anche i rami? Sì, sì, tranquillamente. La radice no, ovviamente, perché quella è un discorso di sotterraneo, quindi quella non viene come la moringa, che si può mangiare anche la radice. Di questa si può mangiare tutto quello che è aereo. Quotidianamente si può mangiare, ecco lì c'è un esempio, un'immagine dove noi ci stiamo... degustando quella che... Io immagino che voi andrete direttamente nell'orto. Beh sì, alla fine sì, perché noi siamo lì, come facciamo a non... Anche solo mentre vi cammini un rametto te lo prendi e te lo mangi, ma perché alla fine ormai è un'abitudine. Per far capire, per un fabbisogno giornaliero, in teoria quante ne servirebbero? Ma un rametto? Un semplice rametto. Alla mattina o comunque al giorno, questo viene preso. Il problema è quello che dicevo prima, la pianta bisogna mettere in condizione di avere un lavoro di un certo tipo. Insomma, è bisogna molto... essere professionisti. ci si può provare, semplice un pollice verde, via, sempre sufficiente. Bene, ovviamente immagino che saranno tutte piante trattate in maniera...
Naturale. Ah beh, questo per forza, anche perché sono piante che fortunatamente non si ammalano di chissà cosa, quindi non hanno avversità patologiche, quindi già di per sé sono naturali a livello di vegetazione, nel senso che non vengono mai trattate. Però noi stiamo sempre comunque attenti, anche perché giustamente si sta parlando di persone, trattato naturale, ma di persone, quindi insomma bisogna sempre stare con gli occhi aperti sotto questo punto di vista, e non lo siamo. Bene, io intanto la ringrazio, ci dobbiamo interrompere perché abbiamo una pausa pubblicitaria, ma dopo continueremo a parlare delle altre proprietà delle piante. Adesso state con noi perché subito dopo parleremo con il dottore Giannotti dell'argomento che abbiamo scelto questa serata, ovvero dei problemi ginecologici femminili, dell'indurazzo penis, e dell'incontinenza e quant'altro. A tra poco.